Il potere della singola cosa, che cos'è? La capacità di attenzione e di memoria delle persone è una sfoglia di cipolla. Le persone sono mediamente sempre distratte. La curva dell'attenzione è zero. Nei nostri ragazzi, nei nostri figli è sotto lo zero, dicono. Un'altra cosa, un altro elemento di funzionalità del cervello umano. Le persone preferiscono concentrarsi su una singola cosa, forte, un singolo concetto forte, anziché su tante cose di minore importanza. Funziona più se gli diamo alle persone una singola cosa forte su cui concentrarsi. E su questo vi posso fare centinaia di esempi, ma pensate ai payoff delle nostre maggiori aziende. Ok? Se proponete quindi alle persone una sola idea forte, facilitate il loro processo di memorizzazione, restate impressi più facilmente. Non sto parlando di payoff, sto parlando, come nel caso di Barilla, che vende un'idea, un'ideologia, sto parlando, per esempio, di posizionarvi come gli esperti, come esperti di una cosa in particolare, che magari anche il vostro competitor lo è, non è quello. La differenza fra voi due è che voi lo dite. Lo ripetete e lui no. Questa è la differenza ed è una differenza micidiale, veramente esagerata. Che cosa significa questo? Che dovete trovare la vostra idea differenziante, il sistema unico attorno a cui far ruotare la vostra comunicazione. Siete forti nell'isolare il faro finestra? Ditelo, posizionatevi per quello. Infarcite la vostra comunicazione di quell'idea. Lo fanno altre 10 persone, altre 10 aziende intorno a voi. Ok, ma voi lo state dicendo, loro no. E quindi le persone, chi ascolteranno, chi lo dice o chi no?